venerdì 19 gennaio 2024, è stato presentato a Roma presso la Sala Vittoria Colonna del Palazzo Simonetti Odescalchi, sede dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, il libro di Maria Stella Giorlandino, Il Teorema della Passione, edito da Mondadori. Il libro è un lungo viaggio percorso insieme all'autrice che ripercorre la sua storia come donna, artista e imprenditrice di successo, raccontandone le gioie e gli inevitabili dolori. Una donna da sempre legata a grandi valori che trasmette come un'eredità, senza i quali non è possibile raggiungere il benessere, la propria realizzazione e un futuro florido e sereno, sottolineando il ruolo cruciale delle famiglie nell'educazione dei giovani. Il libro racconta anche la tanta fatica e il duro lavoro che non si è mai fermato, in cui ogni donna può riconoscersi, sia nelle difficoltà che in quelle gioie che la vita inaspettatamente regala e che sono la spinta per andare avanti e raggiungere piccoli e grandi obiettivi della nostra vita. «Sono da sempre una grande appassionata della vita», racconta l'autrice. Amo la cultura, l'arte e sono architetto, pittrice e imprenditrice. Ho sempre cercato di trasformare qualcosa di tecnico, di meccanico, in qualcosa che mi appartenesse e che potessi gestire. Per questo, anche se non sono un medico, mi sono immersa in questa realtà e l'ho fatta mia, spiega raccontando il suo lavoro legato al mondo della salute e del benessere. Nel mio percorso di vita ho cercato sia un punto di riferimento sia un obiettivo. Efficienza, qualità, tutela della salute, armonia. In una parola, bellezza che viene fuori insieme al mio spirito di artista che mi ha sempre aiutato a riequilibrare le mie due parti. Maria Stella Giorlandino è tra l'altro amministratrice dei centri Artemisia Lab, presidente della Fondazione Artemisia, docente dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, presidente della sezione Sanità Salute Lazio della Confapi. La presentazione è stata caratterizzata dalla presenza di illustri ospiti, tra cui Simona, Fiamma e Giuppi Izzo. Ci conosciamo da 40 anni, per una storia che riguarda Fiamma, che è stata la prima a conoscere Stella, e poi piano piano ci siamo tutte legate a lei, affezionate. Affezionate perché è impossibile non amarla, perché ti avvicini e lei ti accoglie. È una sorella, è una madre, è una donna che apre le braccia e che può cambiarti, come diciamo nel libro, il corso della giornata. Noi ci siamo subito amate, proprio ci siamo volute bene tantissimo. Lei mi è stata vicinissima mentre io andavo in tournée, veniva con me, è venuta a New York con me, ci siamo divertite tantissimo e non ci siamo mai perse. Per un suo debutto? Cioè, sì, per un debutto al Metropolitan con Domingo, e lei è venuta con me e mi ha dato coraggio, è stata sempre sempre vicina a me. E Stella è veramente una persona medicamentosa, è una persona accudente che è nella nostra vita da tanti anni ed è una persona che mi ha sempre dato una grande fiducia, il suo entusiasmo, la sua voglia di combattere, di essere sempre se stessa. Veramente sì, è contagiosa, ma a parte questo è una persona che è veramente terapeutica, io la ringrazio. Maria Grazia Cucinotta. Ho letto il libro e mi ha molto emozionato e lo consiglio a tutti perché è un viaggio attraverso le emozioni ma anche attraverso quella forza che forse ogni tanto manca. È difficile vivere, non è facile, non è scontato. Maria Stella ripercorre attraverso ogni pagina la difficoltà ma anche la speranza di svegliarti al mattino col sorriso ed affrontare la vita. Albano. Conosco Stella da tantissimo tempo e sai, ci sono delle stelle che stanno in cielo, lei per fortuna sta in terra e illumina, rende cielo ciò che è terra. Poeta, posso andare? Poeta.
e siccome siccome sei anche tu come un mattino, dipingi il sole negli occhi miei, dove non sei, è solo notte, dove tu sei, nasce l'amore. E con questo chiudo. Segno. Io ho quattro figli, tutti maschi, neanche i Casamonica stanno così, e sono nati lì, ma ha detto sempre lei, cioè no, lei, chi lavora per lei. Le ultime analisi non sono andate bene, le mie, però ti voglio bene ugualmente, potresti anche ritoccarle, che te ne frega, tu leggi che l'esame è mio, trigliceridi mettine 6, no 320. Colesterolo 160, non 2,40. Enrico Tognazzi. Io volevo ringraziare Maria Stella perché l'insegnamento della passione secondo me è la cosa più importante di tutte. Io che ho avuto il privilegio, la fortuna di nascere da mio padre, che ho amato molto, però tre cose mi ha insegnato importanti. Uno era la curiosità, mantenere sempre viva la curiosità. L'altro il desiderio, perché ogni tanto tende a cadere il desiderio, a volte non hai la fortuna nemmeno di nascere con il desiderio, non sai bene che è quello che vuoi. E poi la passione, naturalmente, la passione per le cose che ti dà quella forza in più, ti dà la capacità di comunicare con gli altri, di trasmettere l'amore, lei di amore ne sa dare tanto, perché poi amore vuol dire fare per gli altri, quindi io veramente ti ringrazio di cuore. Eleonora Daniele ha svolto il ruolo di moderatrice durante l'intero evento, che ha visto la partecipazione di autorità politiche di rilievo, tra cui il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Renato Brunetta, e il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. Maria Stella Giorlandino ha concluso l'evento ringraziando il marito Carlo e il figlio Fabio Massimo, il grande amore della sua vita, augurando a tutti sentimenti buoni e solidi, sottolineando che la felicità dipende dalla nostra capacità di affrontare la vita con un cuore che fa sentire le emozioni. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Oh, senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un pensiero che sa di felicità. Felicità a tutti. Felicità, Stella. Felicità.